2017 arriva l'infiorata, per il secondo anno consecutivo si ripete questa manifestazione, però si parte da una, diciamo, prefazione, chiamiamola così, da un'anteprima, uno stage rivolto ai ragazzi delle scuole. Di cosa si tratta? Intanto buonasera a tutti. Si tratta praticamente di uno stage che faremo nelle scuole elementari e media di Taurianova, primo e secondo circolo, dove saranno interessati i ragazzi di quinta elementare e di prima media di tutte le scuole cittadine, anche di quelle delle frazioni di Amato e anche quelle di San Martino. Praticamente verrà qui a Taurianova dal 3 al 6 aprile il maestro Lucio Pintaldi dell'Associazione Cultura Arte, Petali d'Arte, di Noto, che farà questo stage nelle scuole, dove insegnerà un po' l'arte dell'infiorata, del disegno, spiegherà un po' quelle che sono le tecniche dell'infiorata, ma la cosa, diciamo, che più ci inorgoglisce come proloco è quella di fare, oltre allo stage nelle scuole, un altro presso la struttura Riabilia, dove saranno interessati gli utenti della struttura con disabilità, i quali si sono cimentati in questo mese con dei disegni particolari che noi riproporremo anche durante l'infiorata, facendo proprio un bozzetto realizzato su un disegno che hanno realizzato questi ragazzi della struttura Riabilia. Inoltre tutti gli altri disegni li riproporremo in piazza con un collage di tutti i lavori che hanno fatto, e questa sinceramente è la cosa che più ci ha emozionato e più ci rende felici per averla organizzata. Presidente, quali sono le parti della città che saranno interessate a questa prima fase dell'infiorata, che poi a giugno vedrà, penso, un intero quartiere interessato? Le parti interessate saranno innanzitutto le scuole, le scuole di Taurianova, e poi lo stage di Pintaldi si concluderà con la posa di un bozzetto, credo, a Piazza Italia, giusto? Nella Piazza Italia, che sarà anche come benaugurante per la Pasqua che ci sarà poi settimana dopo. Ci tengo a dire che quest'anno l'infiorata, rispetto all'anno scorso, in cui eravamo partiti, diciamo, in un arco temporale breve, quest'anno ci siamo mossi un po' prima, e credo che sia gli elementi caratteristici di questa infiorata, non solo sono in termini quantitativi sulla realizzazione dei bozzetti, ma credo che sia anche c'è un aspetto che riguarda la qualità dell'infiorata, qualità nel senso di ricerca, sia nell'ambito di quello che è il personaggio ispiratore, sia nell'ambito di quello che è il tema. E come diceva Nello, il salto di qualità, secondo me, più in avanti è questo qua, proprio dell'inclusione dei bambini con disabilità, che si sono cimentati a realizzare questi disegni, di cui già uno è stato scelto, che chiuderà l'infiorata, in cui il maestro Pintaldi gli ha dato il significato del ritorno di Gemelli Carelli, che è personaggio ispiratore al rientro dal suo peregrinare per il mondo. Una battuta finale: il tema di quest'anno dell'infiorata quale sarà? Il tema, come diceva il Presidente, è ispirato un po' a un personaggio taurianovese, che è Gemelli Carelli, e quindi su quella che è un po' la storia del personaggio che ha ispirato l'infiorata, il turismo, cioè il girovagare intorno al mondo, cosa che ha fatto lui e che ha ispirato il libro Il Giro del Mondo in 80 giorni. Noi a Taurianova riproporremo Il Giro del Mondo in 80 metri, praticamente in 80 metri di infiorata riproporremo un po' quelle che sono state le tappe di Gemelli Carelli in giro per il mondo, e quindi avremo una serie di bozzetti che di volta in volta rappresenteranno le tappe in giro per il mondo che ha fatto Gemelli Carelli nel suo lungo peregrinare.